discorso del Rocco e del campo del Rocco avrà una mia spiegazione al tempo debito, dopo che è passata tutta questa buriana, no? Quando ne avrò voglia verrò da voi, verrò da loro e dirò la mia versione dei fatti. Ci sarà un momento in cui l'assessore alla cultura Giorgio Rossi vorrà togliersi qualche sassolino dalla scarpa per il cambio di deleghe avvenuto in comune dopo la decisione di affidare a Elisa Lodi, già titolare dei lavori pubblici e di molteplici deleghe, l'assessorato allo sport. Non ho altri commenti da fare, cioè nella vita bisogna guardare avanti e gli altri che vanno avanti per proprio conto. Oggi il problema è tutelare il sindaco, io sono 23 anni che sono con lui. Lui mi chiama fratello, io per lui sono un fratello, lui per me è un fratello e quindi la consapevolezza che hai vicino una persona seria, come ce ne saranno poche, perché sa, Di Piazza resterà nella storia, gli altri, io compreso, scompariremo. Poi Rossi ha virato sulla cabinovia. Bisogna abbandonare quella parte del progetto che prevede il passaggio in orizzontale da Parque Bovedo al Molo Quarto. Non porta benefici, ha detto Rossi, ma anzi rappresenterebbe un problema. Oggi il tragitto in orizzontale che va dal Molo Quarto al Bovedo è un elemento inutile, una superfetazione che abbatte di brutto il valore economico ed immobiliare di quell'area. Perché se tu vai lì e compri un appartamento al quinto piano là nei magazzini, se tu sei in un albergo, se tu sei indifferente in uno, ad esempio in un ufficio della regione e ti vedi la cabinovia che passa 10 metri, tu dimmi se ti dà fastidio o se invece la vedi con piacere navigare mentre ti guardano in camera da letto. Gliel'ho detto al sindaco che corra i ripari, la parte verticale, il collegamento col Carso, che sia Piccina, che sia Montegrisa, io ho sempre puntato per Montegrisa, è l'elemento fondamentale per poter far sì che la cabinovia regga dal punto di vista economico. Tu non la puoi reggere dal punto di vista economico, la possono contare a chi vuole, i nostri tecnici, pagando 1,30 euro andando su e giù. Invece, quando un turista comincia ad andare su e giù e pagare 4, 5, 6 euro, e li paga volentieri, magari per andare a Montegrisa dove ha una visione spettacolare, si possono fare.